Va bene, riprendiamo perché abbiamo dei tempi molto molto stretti e vorremmo cercare tra l'altro di avere anche di recuperare la relazione del professor De Zanna che appunto ieri non era stato in grado di essere presente, ma appunto è qui questa mattina con noi. Bene, quindi io do subito la parola al professor Andrea Ungari che appunto affronterà il tema il re e la pace, un tema che d'altro canto è stato al centro del suo libro più recente, che è appunto proprio sul ruolo di Vittorio Emanuele III durante la prima guerra mondiale. Quindi gli lascio la parola, 20-25 minuti al massimo. Va bene, grazie. Buongiorno a tutti, consentitemi innanzitutto di ringraziare gli organizzatori, l'Istituto Veneto di Scienze e Lettere d'Arte, il professor Ballini e il professor Varsori per avermi. Vorrei fare una premessa a questo discorso mettendo in evidenza come i lavori sulla monarchia, sul ruolo dei sovrani e sulla monarchia in generale nella storia d'Italia in realtà hanno spesso oscillato tra o un aspetto un po' denigratorio o dall'altra parte un aspetto un pochettino apologetico, quindi insomma cercare di trovare poi il giusto mezzo a volte non è semplice, soprattutto non è semplice nonostante tutti gli inviti da molti amici e colleghi di proseguire lo studio su questi temi, non è semplice per l'assenza ovviamente di un archivio che rende ovviamente l'analisi poi lo studio, l'analisi dell'azione i sovrani, oltre che poi la funzione dell'istituto, no? Perché poi sulla funzione dell'istituto si è molto lavorato, insomma il professor Colombo di Milano ha molto lavorato in ambito di storia delle istituzioni, ma poi invece scendendo dall'istituto, arrivando invece poi alle persone, ai sovrani che incarnano l'istituto, quel passaggio è un po' più problematico proprio in assenza di questi archivi. E quindi poi l'analisi purtroppo deve essere condotta attraverso fonti secondarie, altre fonti rispetto al fatto di possedere un archivio privato della documentazione privata. Questa è un excusatio precedente perché proprio c'è una difficoltà nel ricostruire alcuni passaggi. E per analizzare però la funzione del re, il ruolo del re ha la conferenza di pace, è chiaro che bisogna fare un passo un attimo indietro e guardare il periodo durante la Prima Guerra Mondiale per cercare di delineare alcuni atteggiamenti posizioni che il sovrano prende a partire dal 14-15 che poi in realtà precipiteranno tra il 1918 e il 1919. Innanzitutto non voglio tornare su temi ampiamente sondati dalla storiografia, ma insomma il ruolo di Vittorio Emanuele III nel condurre l'Italia nella Prima Guerra Mondiale è un ruolo decisivo, riconosciuto da tantissimi osservatori stranieri, dagli inglesi, dai francesi, ma anche poi dai tedeschi, insomma c'è un riconoscimento generale di un ruolo esercitato dal re molto molto influente nel portare il paese in guerra. Ovviamente le motivazioni sono molteplici, ieri sera se ne parlava tornando in albergo, c'è l'idea appunto della quarta guerra del risorgimento che in qualche maniera accomuna il re e la sua classe dirigente, c'è l'idea di una visione in realtà del re molto vicina a quella di Sondino, di una più grande Italia, quindi di una guerra che ci consente di fare i conti con la duplice monarchia, ma in realtà consente pure di assurgere a grande potenza, no? E in realtà all'interno del patto di Londra, sia il programma adriatico che in parte il programma coloniale di cui accennava ieri Luciano Monzali, in realtà dimostrano come la Prima Guerra Mondiale non è intesa solo come quarta guerra del risorgimento, cioè non c'è solo questa componente. In più c'è l'idea da parte del sovrano, è un'affermazione che dirà anni più tardi, in cui mette in evidenza che se l'Italia non avesse fatto la guerra sarebbe stata l'ultimo paese del mondo. Cioè c'è una concezione da parte del re che il ruolo dell'Italia non è il ruolo della penisola iberica, l'Italia è al centro del Mediterraneo, per una parte al centro dell'Europa, nella mitta d'Europa, e quindi quasi come se fosse quasi inevitabile per l'Italia comunque partecipare alla guerra mondiale. Soprattutto ci sono anche problemi di ordine interno abbastanza evidenti, cioè la monarchia non può permettersi di farsi scavalcare a sinistra
nel raggiungimento dell'unità nazionale, no? Se noi andiamo a vedere il dibattito tra nazionalisti interventisti, vediamo che la battaglia dell'intervento viene presa da sindacalisti rivoluzionari, da repubblicani, da radicali, quindi è chiaro che la monarchia non può, la monarchia, quando dico monarchia dico anche classe dirigente liberale, e non può certo accettare l'idea o il progetto di poter essere scavalcati nel compimento del risorgimento da altre forze politiche che sono fra l'altro antidinastiche, come i repubblicani. In più il re, secondo me, già a partire dalla guerra di Libia, ma in maniera particolare con la Settimana Rossa, comincia ad abbandonare il giolittismo e sposa, se sul piano della politica estera sposa l'idea sondiniana, sul piano della politica interna sposa il progetto politico salandrino, cioè quello del liberalismo nazionale. Secondo me c'è uno scivolamento rispetto a quella fase della monarchia socialista, come avrebbe detto Missiroli, rispetto a delle fratture che intervengono all'interno dell'edificio liberale a partire dalla guerra di Libia e che, a mio avviso, la Settimana Rossa amplificano, cioè il progetto politico giolittiano fallisce agli occhi di parte della classe dirigente, ma anche del sovrano è fallito, cioè l'inserimento dei socialisti si dimostra impossibile, un po' per i limiti del progetto politico giolittiano, un po' per alcuni limiti di cultura politica del socialismo italiano. Quali sono però i due temi di politica estera che cominciano a emergere sin dai primi mesi del conflitto? E sono assolutamente d'accordo con quanto ha detto ieri Luciano Monzali sul fatto che il quadrante adriatico è un quadrante sicuramente preminente nella visione sia della classe dirigente liberale sia quella del sovrano. Vorrei però partire dall'altro aspetto, che è quello invece del Mediterraneo e dell'Asia Minore. Non parlerò qua dei possedimenti coloniali, parlerò del Mediterraneo, perché è un tema, come ben sapete, insomma Luca Riccardi su questo ha ampiamente riflettuto nel libro che è stato ricordato stamattina, Alleati non amici, che il tema degli accordi Sykes-Picot e la mancata conoscenza che gli alleati fanno nei confronti dell'Italia riguardo a questi accordi, perché l'Italia non era entrata in guerra, insomma tutti i motivi che noi sappiamo benissimo, in realtà è un tema abbastanza centrale non solo nel dibattito politico italiano, interno italiano, ma anche nelle relazioni con gli alleati, ed è uno degli altri elementi che effettivamente fa sì che si incancrenisca un po' questo rapporto. Che cosa pensa il re su questo tema dell'Asia Minore? Perché insomma questo è un tema anche qua su quale il re prende chiaramente posizione in uno dei suoi colloqui con l'ambasciatore inglese a Roma. Nel marzo del 1917 il re ha un'idea chiara di quello che deve essere il ruolo dell'Italia nel Mediterraneo, un colloquio del 23 marzo, del marzo del 17, in cui mette in evidenza come l'Italia è prima di tutto una potenza mediterranea, un grande interesse in quel mare, anche messo a confronto con la Francia, e qua entra l'altro tema della rivalità con la Francia. Ella è anche una potenza emergente dall'importanza in rapida crescita. E il re ha espresso la sua più piena fiducia nei progressi che l'Italia farebbe negli anni a venire ed è molto ansioso che questi progressi venissero fatti in completa armonia con l'Inghilterra, la più grande, più affidabile e più seria delle nazioni del mondo. In ciò non sono molto d'accordo con quanto ha detto oggi il professor Lefebvre sul fatto che gli inglesi non ci amassero. Non credo che sia così netta, credo che gli inglesi ci amino un po' più dei francesi, quanto ci amino i francesi in realtà in quel contesto, ma insomma su questo aspetto ci ritorneremo. Il tema dell'Asia Minore, che in qualche maniera caratterizza il dibattito della politica estera italiana, quantomeno fino agli accordi di San Giovanni di Moriana, riemerge ovviamente al tavolo della pace, no? Nel momento in cui gli alleati, ricorrendo ad uno stratagemma, cioè il fatto che gli accordi di San Giovanni di Moriana non erano stati sottoscritti dalla Russia, perché la Russia non poteva più sottoscriverli perché era in una fase rivoluzionaria e quindi manca uno dei firmatari di questo trattato, non riconoscono all'Italia uno dei temi sui quali si era dibattuto molto in realtà, se noi andiamo a vedere il dibattito diplomatico tra Sondino, molto rigido su questo, e gli inglesi e i francesi, è un dibattito molto, molto ferrato, molto duro in realtà su questo aspetto, perché in realtà si apre un contenzioso molto forte con la Francia, questo è il tema. E agli accordi di San Giovanni di Moriana, la città di Smirne doveva finire all'Italia, in realtà poi nel trattato di pace all'Italia non viene riconosciuta Smirne. E quindi siamo già in una fase successiva, in una fase diversa della fase del periodo, ma siamo proprio dopo la conclusione del trattato di pace, proprio nella fase del trattato di pace, e in realtà il discorso che il re fa a Rod è un discorso sostanzialmente dell'agosto del 1919, quindi a conclusione dei lavori della conferenza, in cui il re
dimostra per la prima volta una certa forte irritazione nei confronti degli alleati, tanto da stupire Rod per il linguaggio che usa. È un linguaggio molto duro, alza i toni della conversazione, che non è proprio tipico né di un sovrano né tantomeno di Vittorio Emanuele III, e il re mette in evidenza che l'Italia non poteva essere trattata in questo modo e il modo migliore sarebbe stato quello di dirlo francamente e di riconoscere la posizione, ma non di affermare che era invalido perché una Russia inesistente non l'aveva accettata. No, ha detto Sua Maestà, non si può avanzare una richiesta di questo tipo o si dovrebbe ammettere che nessun accordo abbia alcuna validità. Quindi in realtà si comincia a delineare uno degli aspetti, cioè il mancato riconoscimento del ruolo dell'Italia nell'Asia Minore, quindi nella parte del Mediterraneo orientale, che era uno dei temi che in qualche maniera aveva fatto parte del patto di Londra, ovviamente, ma che aveva fatto parte di un'idea di una espansione, quindi di un ruolo dell'Italia nel Mediterraneo, sostanzialmente nel Mediterraneo orientale, ma nel Mediterraneo, quindi una visione nazionale barra nazionalistica, se vogliamo, ma un progetto appunto che andava ben al di là di quello che era stato l'idea del completamento del Risorgimento, no? Invece no, l'Italia deve essere una grande potenza, deve essere una grande potenza mediterranea perché quello è il suo spazio geopolitico. C'è l'altra questione molto, molto, molto interessante che è stata toccata anche da Massimo Bucarelli ieri, invece, dell'altro quadrante, che è il quadrante adriatico, che sicuramente resta preminente. E la visione del re è abbastanza chiara su questo e in qualche maniera collima con la visione della sua classe dirigente. Tant'è che in una conversazione già del giugno del 1915, accennando alla lotta sottomarina degli austro-ungarici in Adriatico, il re mette in evidenza in questa conversazione che non era più pensabile, sapete bene come è stato tratteggiato, non ritorno su questi temi perché sono stati ieri ricordati da Massimo Bucarelli e in parte da Luciano Monzali, il re sottolinea che questa situazione in Adriatico non poteva più continuare, cioè praticamente sposa la linea dell'Adriatico mare italiano. Non è tollerabile un atteggiamento considerare questi aspetti e quindi in qualche maniera per tutto il corso del conflitto sembra appoggiare e sposare la linea sonignana della fermezza nelle rivendicazioni adriatiche. Cambia, ma a mio avviso cambia in maniera strumentale l'atteggiamento del sovrano a partire dalla fine del 1917, del 1918, e cambia per uno di quegli aspetti che ha messo in evidenza ieri anche Mulligan nel famoso articolo di Lloyd George del gennaio del 1918, quando ormai appare chiaro che questo tema, questa influenza, e a re sicuramente è chiaro questo aspetto, l'influenza del wilsonismo è difficilmente arrestabile. La Russia è uscita di scena, quindi è possibile alla monarchia sabauda riprendere quella politica espansiva nei Balcani che in qualche maniera aveva cercato di attuare nei primi anni del Novecento, soprattutto in occasione della guerra russo-giapponese. Poi era dovuto tornare indietro perché la Russia era ritornata nel quadrante balcanico, perché poi c'erano gli interessi di amicizia con l'Austria. Però c'è uno spazio che si apre e quindi c'è uno spazio di dialogo con il mondo slavo che in qualche maniera poteva essere riconducibile anche alla dinastia sabauda. Tenete presente che è un interesse, ci sono ovviamente vincoli dinastici come ben sapete, ma è una linea di espansione che noi ritroveremo anche nel secondo dopoguerra, cioè quando, su questo purtroppo la documentazione è scarsa, quindi è difficile dare informazioni precise, ma tutto Aimone di Savoia che diventa Domislavo II, cioè secondo me c'è una strategia di lungo periodo che un po' emerge durante la prima, a cavallo tra le due guerre, ma poi anche durante il fascismo, di una politica dinastica nei Balcani, proprio dinastica, che non è neanche una politica necessariamente fascista in quella fase. Però questo è di un'altra fase, non ci interessa. Ma devo sposare questa politica delle nazionalità, ovviamente è assolutamente, a mio avviso, strumentale, ma è dimostrato quantomeno dalla condiscendenza e anche dall'agibilità con cui Bissolati, che è molto intimo del sovrano, un sovrano la stima molto Bissolati, per tutte le iniziative che vengono realizzate nel corso della primavera, nella primavera del 1918, per cui ci sono tutta una serie di accordi Trumbrich, ci sarà poi il patto di Roma dell'aprile, quindi tutta una serie di iniziative a favore di una politica delle nazionalità che adesso è percorribile. Ed è percorribile anche perché il sovrano ha chiara l'impressione che nel contempo
l'Austria, Ungheria sta avendo degli abboccamenti con la Francia, ha avuto già nel corso del 1917, ma poteva avere degli abboccamenti con la Francia e con l'Inghilterra per una pace separata. Quindi a quel punto decide di percorrere la strada delle nazionalità, in qualche maniera di battere sul tempo la diplomazia parallela che in qualche maniera conducevano gli alleati franco-inglesi e cercare di intavolare un discorso con le nazionalità slave. Ovviamente questo nuovo atteggiamento lascia un po' interdette la diplomazia inglese, lascia interdetto anche Giorgio V, perché in realtà uno dei consulenti, uno degli amici che Vittorio Emanuele ha, che in qualche maniera col quale costruisce un rapporto, strano per un re come Vittorio Emanuele III, ma col quale costruisce un rapporto è il capo della missione britannica in Italia, che è Charles Delmer Ratcliffe, e in realtà sembra delineare nell'estate del 1918 una politica alternativa rispetto a quella che era condotta da Sonnino. Cioè, mentre Sonnino resta fermo nel diniego della politica delle nazionalità, quindi in aperta ostilità nei confronti della politica delle nazionalità portata avanti da Bissolati, in realtà in una corrispondenza fra l'altro privata che viene riportata da Delmer Ratcliffe pare invece che il sovrano avesse invece quest'altra linea, da te che ci sono molte perplessità da parte di Giorgio V, e alla fine Ratcliffe è costretto a dire che questa linea politica, questa politica delle nazionalità, era il re ad essere di questa opinione, non l'Italia. Quindi in qualche maniera anche qua, di nuovo, mettendo in evidenza quasi come se ci fosse una diplomazia ed una politica estera che sì, in qualche maniera si sovrapponesse, ma che era condotta dal ministro degli esteri Sonnino, ma in qualche maniera anche dal re, e che non sempre era coincidente, magari nelle stragrande maggioranza, nella maggioranza delle linee, ma non sempre era coincidenza come era avvenuto, lo ricordava ieri il professor Pertici, come era avvenuto durante gli accordi di Sisto di Borbone, quando invece sembra davvero delinearsi una politica estera alternativa del sovrano rispetto a quella di Sonnino, ossia un accordo con l'Austro-Ungheria. Questo sempre perché nel corso del 17, il professor Bersoni ne ha parlato in un volume che uscirà, gli inglesi avevano già avviato delle trattative con l'Austro-Ungheria per farlo uscire dal conflitto. Però per questo carattere asimmetrico del conflitto, no, la realtà è questa, cioè mentre i francesi e gli inglesi vedono la Germania il nemico principale, non hanno nessuna contesa con l'Austria, per noi è completamente il rovescio, no? E quindi questo crea diplomazie anche confliggenti. Certo è che questa politica delle nazionalità che viene portata avanti dal sovrano, in qualche maniera da Bissolati, dura veramente poco, e dura poco nel momento in cui si arriva alla battaglia di Vittorio Veneto e soprattutto, e lo ricordava ieri Massimo Bucarelli, nel novembre-dicembre del 1918 gli scontri sono fortissimi, gli scontri, il professor Desberg ieri l'ha messo in evidenza, soprattutto sul fiume, sono scontri fortissimi tra gli italiani, gli slavi e i francesi, quindi più i francesi che gli inglesi, proprio per una gestione di controllo. E in qualche maniera già in questa fase emerge una posizione del re che è abbastanza evidente e che in qualche maniera dimostra tutte le perplessità sullo Stato jugoslavo. Ieri lo ricordava Massimo Bucarelli, perché insomma nell'affermazione che il re fa siamo nel novembre del 1918 a Rod, lui mette in evidenza che esistevano dei malintesi sugli jugoslavi e sulla loro presunta unità, a cui egli faceva riferimento dietro incoraggiamento del signor Stead e i suoi amici. Le loro differenze si stavano già manifestando. I croati e gli sloveni non avevano alcuna intenzione di essere assorbiti in una grande Serbia. In qualità di cattolici detestavano cordialmente i loro consanguigni ortodossi. La Bosnia e Erzegovina seguirebbe invece la Serbia, ma non gli altri. Quindi delinea, diciamo che Vittorio Emanuele III è un profondo conoscitore dell'area balcanica e di quella zona, quindi non è che insomma proprio così un novello su queste questioni, però delinea una problematica che infatti poi sarebbe emersa, in realtà sarebbe emersa già nelle trattative, come ricordava Massimo, poi sarebbe emersa nella fase successiva, nel momento del crollo della Jugoslavia sotto i colpi del nazifascismo. Quindi una posizione del sovrano abbastanza netta su questo tema, cioè un profondo scetticismo nei confronti della creazione dello Stato jugoslavo. Quindi si abbandona completamente quella politica delle nazionalità che è durata effettivamente nell'espace di un mattino, ma che aveva una motivazione politica di fronte al wilsonismo e di fronte alle iniziative diplomatiche franco-inglesi, e però la disaffezione del sovrano, e mi avvio alla conclusione, nei confronti dell'atteggiamento franco-inglese emerge proprio tra il 1918, ma soprattutto nel 1919. In una serie di conversazioni con gli ambasciatori, con l'ambasciatore inglese, prima Rod, poi Buchanan,
in cui emerge un profondo risentimento da parte del sovrano per come sono andate le trattative. Ovviamente queste interviste sono della fase successiva, ma degli aspetti di discussione era proprio sul fatto che finché l'Italia era servita agli alleati, e quindi mi riferisco anche agli accordi finanziari che sono stati ricordati oggi, finché l'Italia era servita agli alleati, gli alleati l'avevano in qualche maniera assecondata, ma ora che non serviva più perché la guerra era finita, in realtà non serviva più appoggiare l'Italia e appoggiare le rivendicazioni italiane. Questo avveniva sia per Smirne, come abbiamo messo in evidenza, sia per quanto riguarda gli accordi finanziari, tanto più per quanto riguarda il quadrante dalmatico, dove il sovrano cerca di fare delle pressioni, perché è chiaro che nella contrapposizione che si arriva alla conferenza di pace tra la posizione di Orlando e la posizione di Sonnino, cioè Orlando è pronto a cedere tra territori in Dalmazia per avere Fiume, Sonnino rimane fermo al patto di Londra, che in realtà è anche la contrapposizione tra l'esercito e la marina, non ce la nascondiamo, cioè c'è anche una contrapposizione militare per cui la marina vuole la costa, l'esercito dice no, la costa non è difendibile, teniamoci solo le isole, quindi c'è una bella complessità di posizioni, noi come al solito arriviamo che litighiamo fra di noi, questo è tipicamente italiano. In realtà il re cerca di influire su Taon de Revelle per fare pressioni sulla marina affinché si arrivi a Fiume, forse perché già avverte che Fiume sta diventando un terreno che potrebbe essere scivoloso. Questa attenzione per Fiume in realtà apre poi uno scenario sul quale ritornerò in chiusura, proprio nel corso di una conversazione del novembre del 1918, la posizione del sovrano e quindi anche poi la sua posizione nei confronti delle trattative diplomatiche a me pare abbastanza evidente. Discutendo anche in questa circostanza, alzando molto la voce, ripeto, un aspetto abbastanza particolare per un sovrano come Vittorio Emanuele III, che è una persona molto pagata e anche molto formale, però alza la voce con l'ambasciatore inglese, cioè lo riporta l'ambasciatore inglese ovviamente questo aspetto. E il re dice che nonostante tutti i suoi sacrifici l'Italia non aveva nemmeno ricevuto il risarcimento promesso prima del suo ingresso in guerra, laddove la Gran Bretagna aveva ottenuto tutto ciò che voleva, Egitto, Mesopotamia, Persia, colonie tedesche. La Gran Bretagna era infatti diventata la più grande potenza del mondo. Risposte da parte dell'ambasciatore inglese. Il re obiettava a ciò che avevo detto, cioè il fatto che gli inglesi si erano trovati a dover gestire queste colonie, quindi obtorto collo avevano ingrandito il loro impero. Il re obiettava a ciò che avevo detto circa la frontiera orientale e ha sostenuto che la linea proposta dal presidente Wilson non proteggerebbe Trieste da un attacco. E concludeva dicendo di difendere la linea Tittoni, che in realtà era più protettiva nei confronti del confine orientale e soprattutto di Trieste. A quel punto, a finire della conversazione, Baganam mi suggerisce: vabbè, ma l'Italia potrebbe anche rinunciare a Fiume, insomma, ma perché dovete? Stiamo parlando del novembre, no? La risposta del re è chiara. Questo aspetto era fuori discussione, dal momento che vi erano ampie prove che mostravano che Fiume fosse a tutti gli effetti una città italiana, mentre in molte parti della Dalmazia le persone parlavano un dialetto italiano. Tenete presente che anche nel discorso della corona del dicembre del 1919 il re ritornerà su questa cosa e sul mancato trattamento di riservo rivolto agli italiani alla trattativa di pace. Concludo chiudendo anche alcuni aspetti, cioè questa analisi di queste idee che il re, che sia dell'influenza durante le trattative, che è difficile delineare perché non c'è documentazione, ma da queste conversazioni si capisce però qual è il retropensiero del re sulle trattative. Alcune conclusioni. Primo, secondo me Fiume. La posizione del re su Fiume è abbastanza chiara, per il re Fiume deve essere italiana, quindi questo forse getterebbe anche una nuova luce su quella che è stata l'impresa di Fiume, no? Perché insomma, è molto singolare che dei volontari si ammassino al confine in una zona che è militarizzata senza che nessuno sappia niente, senza che nessuno riveli niente e senza che il re sia informato che ci siano dei legionari, dei volontari che fanno un campo vicino Fiume senza che insomma ronchi, insomma senza che nessuno sappia nulla. Per me è sempre stata una cosa molto singolare e ho sempre pensato invece che l'impresa di Fiume fosse un po' la riproposizione delle imprese risorgimentali, no? Garibaldi nell'Aspromonte, Garibaldi a Mentana, mi è sembrato sempre più una cosa del genere, in cui poi il ruolo della monarchia, che sicuramente non sarà possibile ricostruire perché avranno distrutto tutto, però in cui magari potrebbe esserci uno zampino anche regio su questa cosa. L'altro aspetto: gli errori, lo dicevano ieri il professor Sotuma, anche il professor Desberg, sugli errori della Francia, sono tanti.
devo dire che sono tanti, e sono soprattutto nei confronti dell'Italia. Cioè si perde una chance nell'idea di creare questa zona di influenza francese nei Balcani, che è chiaro che poi alla fine va ad una rottura, che era già nelle cose, ma che va a una rottura con l'Italia, no? Cioè sembra un po' che poi la pugnalata nella schiena del 40, sì, è una pugnalata nella schiena, ma insomma qualcosa succede nella guerra tra Italia e Francia, e anche nel primo dopoguerra tra Italia e Francia, che tende a non favorire delle grandi relazioni. L'ultimo è quanto pesa le conferenze di pace sull'atteggiamento del re, e quanto queste, i risultati di queste, quindi l'insoddisfazione per i risultati della conferenza di pace, pesa sulla classe dirigente liberale, ma che poi esce di scena per la crisi del sistema liberale, ma quanto pesa poi sul re dopo. Cioè quanto pesa poi sul re nelle scelte del 35, nelle scelte del 40, quanto pesa quel ricordo, questo è un discorso che dovrà essere portato avanti ovviamente in un altro studio, quanto pesa quel ricordo, cioè del trattamento ricevuto a Versailles da parte degli anglo-francesi. Ecco, secondo me un po' pesa, perché il re insiste spesso sul, anche nel discorso della corona, che è un discorso, come sapete, molto, molto, cioè molto formale. Il re dice, noi qua non abbiamo pensato a nessun piano militare di conquista dell'Adriatico, però ci sono dei diritti che non ci sono stati riconosciuti, perché noi pensiamo che quello sia un mare italiano in cui ci deve rivolgere l'espansione italiana. Il che non vuol dire, non sto ovviamente sostenendo che era giusto necessariamente la posizione del re, perché molto spesso abbiamo visto, e chiudo davvero, che poi le rivendicazioni italiane si sono dimostrate velleitarie, perché il sistema paese era quello che era, quindi ci andiamo via dalla Caucasia, andiamo via dall'Albania, quindi cioè, sono problemi finanziari che impedivano all'Italia di giocare un ruolo di grande potenza. Però è interessante insistere e riflettere su quanto questi pensieri e queste influenze che derivano dalla conferenza di pace abbiano poi in realtà determinato determinati certi atteggiamenti del sovrano poi nella fase successiva. Grazie. Io ringrazio Andrea Ungheri per essere stato, devo dire, incisivo e aver rispettato i tempi, lasciando un minuto al professor Tognolo che voleva intervenire. Voglio intervenire, vorrei fare un annuncio, vorrei dirvi una cosa che forse quasi tutti sapete, ma forse non. Si apre il 1° dicembre di quest'anno, cioè tra 15 giorni, a Mestre, un più importante, credo, museo che è stato costituito in questi ultimi anni, ed è il Museo Multimediale della Storia d'Italia nel Novecento. Ed è una cosa che qui abbiamo a lungo lavorato, siccome siamo tra contemporaneisti ve lo voglio dire, tanto perché lo sappiate, poi perché naturalmente saremmo ben felici che qualcuno di voi, è venuto Giovanni Sabatucci l'altro giorno ed è stato, mi pare, abbastanza interessato, e quindi è semplicemente questo che volevo dirvi. Se volete venire a vederlo durante, da adesso, subito dopo l'inaugurazione, ok, fatecelo sapere, mandate anche a me una mail e organizziamo la cosa. Ci teniamo molto che gli storici, soprattutto contemporanei, vengano a vedere questa cosa. Ecco, finito, grazie. Grazie mille. Grazie. Io volevo farlo alla fine, ma siccome purtroppo tra un po' dovrò andare, grazie. Grazie mille. Grazie. Bene, allora passo la parola a Pierluigi Ballini, e ovviamente non c'è bisogno di presentarlo, visto che è grande parte dell'organizzazione di questo convegno, oltre che essere membro appunto dell'Istituto Veneto, e tra l'altro aver pubblicato, posso dire, monumentale libro, monumentale opera su Luigi Guzzati lo scorso anno, quest'anno, non ricordo più se è uscita, scorso anno, 2017. Bene, ti lascio la parola e anche l'orologio. Grazie. Questa relazione mi riferirò soltanto ad alcune voci del liberalismo italiano nel biennio 19-20. Sono anni nei quali fu strettissimo l'intreccio fra politica estera e politica interna, anni di grande conflittualità sociale, che non ricorderò, ma che bisogna aver presenti nel giudicare anche la linea diplomatica italiana. I tumulti e i moti del Caroviveri del luglio 1919, lo sciopero internazionale dello stesso periodo, le occupazioni delle terre e le occupazioni delle fabbriche. Quando Nitti assunse la guida del governo, il 23 giugno del 19, apparve subito chiaro, scriveva Tittoni a Luigi Albertini, che la conferenza di Parigi
si sarebbe risolta con il sacrificio dei nostri interessi e con la diminuzione del nostro prestigio. Nitti era consapevole di questa situazione, da qui un cambiamento di linea, dichiarato, evidente. Nitti era convinto dell'indebolimento dell'Italia alla conferenza della pace. Cercò di impostare quindi una linea nuova, di migliorare i rapporti con la Gran Bretagna e con la Francia, di instaurare corrette relazioni con le potenze sconfitte. Scelse di conseguenza una linea meno intransigente, più duttile, disponibile a una rinuncia quasi totale della Dalmazia e ad un accordo con il governo greco. Una linea che si inseriva in un quadro più vasto di iniziative per far condividere a vincitori e vinti una sua convinzione fondata, la convinzione che bisognava fare ogni sforzo per non rompere l'unità economica dell'Europa. Fu significativa, secondo me, anche un'altra scelta di questo cambiamento ridotto, la rinuncia a un'iniziativa già decisa dal governo precedente, voluta dagli alleati, soprattutto da Lloyd George, la spedizione militare in Georgia. La sua convinzione era netta, ci avrebbe messo direttamente in guerra con il governo di Mosca. E l'osservazione di Sforza era altrettanto pertinente in una lettera a Sonnino. Questa spedizione sarebbe diventata presto causa o pretesto di un'intesa russo-tedesca contro il mondo occidentale. Certo, la questione fondamentale era quella ricordata più volte, la questione adriatica, che era decisiva per il rafforzamento del governo. Toni e Scialoia, l'autorevole giurista eminente esponente del fascio parlamentare, secondo delegato alla conferenza di Parigi, presentarono agli alleati un nuovo progetto d'accordo, annessione di Lisse-Lagosta, sovranità o almeno protettorato su Zara e su Ugliano, e per Fiume una linea più disponibile, rivendicando ancora l'annessione, ma anche accettando, dichiarando disponibilità ad accettare la sua costituzione in città libera. Ma la fine di quell'estate fu dominata da un altro tema che ripropose divisioni ulteriori e esasperò quelle esistenti note, e fu il dibattito sull'inchiesta parlamentare su Caporetto, del dibattito parlamentare su Caporetto, perché fu decisiva anche dell'atteggiamento dei mesi successivi, perché i liberali si divisero di nuovo sulla gestione della guerra, sulle responsabilità di Cadorna, sulle scelte fatte durante i lunghi anni del conflitto, sulla responsabilità di Caporetto, sulla conduzione delle trattative di pace e sulla questione adriatica. Ma questi due schieramenti, che si erano riuniti nel fascio e nell'Unione, non erano per niente omogenei al loro interno. Dissensi ulteriori poi si verificarono all'annuncio della spedizione di Fiume. Si verificarono sia all'interno del fascio, sia all'interno di quel composito schieramento neutralista, veramente composito, pensi ai cattolici deputati e ai giolittiani, grande maggioranza in questo schieramento, ma anche ai deputati socialisti. L'avventura fiumana influì allora e per molti mesi successivi sulla politica interna, consentì fra l'altro ai nazionalisti di esercitare ancora un peso maggiore, consentì soprattutto a Rocco, a Coppola, a Corradini di collegare gli sparsi elementi del sovversivismo di destra e di raccogliere anche un malcontento generico per il cosiddetto tradimento degli alleati, l'espansionismo nazionalista, il mito della vittoria mutilata, il mito della giovinezza, l'antisocialismo, l'antiparlamentarismo in un tutto organico. E in quei giorni ci sono molti segni di futuro, di un futuro tragico. L'appello di Mussolini, talvolta dimenticato, ma è proprio di quei giorni. Molta gente, scrisse allora sul Popolo d'Italia, spasima di non poter andare a Fiume. Ma io mi domando, e vi domando, non c'è dunque più nessuno che conosca la strada per Roma? La situazione la descrive bene Turati. Il carro dello Stato naviga su un vulcano, il bulangismo da una parte e il bolscevismo dall'altra stanno in agguato. E segno di queste difficoltà fu la convocazione, mai avvenuto prima, del Consiglio della Corona, alla quale non parteciparono con motivazioni diverse, Sondino da un lato e Turati dall'altro, ma Consiglio della Corona che non compose le fratture della classe dirigente. Chi
si dichiarò contro le elezioni immediate, chi a favore? Giolitti, Nitti, contro Salandra. Chi a favore dell'annessione di Fiume? Bonasi e Marcora, chi contro? Il Corriere della Sera fu molto lucido in quel momento. Difese il Ministero, forse per una ragione che Salvatorelli rivelò. È un nittismo antigiolittiano. Si schierò decisamente con il governo perché considerò che il colpo di mano non doveva degenerare in colpo di Stato e perché sostenne con forza che la libertà di Fiume non poteva essere sfruttata contro la libertà dell'Italia. Quindi vedeva un pericolo netto. Dopo Fiume, ma non ebbe influenza nel dibattito quei giorni, Luzzatti presentò come presidente della commissione incaricata di esaminare il Trattato di Versailles la sua relazione. Il trattato, come è noto, venne giudicato in maniera molto pesante dalla stampa, immediatamente a caldo da molti giornali. I dissensi delle testate si composero una valutazione assolutamente negativa. Ma queste valutazioni non ebbero gran peso, perché il Parlamento non poté discutere del trattato né nella 24esima né nella 25esima legislatura. Il dibattito rimase confinato a qualche dissenso firmato in relazioni separate alla relazione firmata dalla maggioranza dei 20 che votarono il trattato nella commissione parlamentare. Ma un cenno lo voglio dare, quello della stampa, dà il senso, l'ambiente, la tensione ideale. Scriveva in articolo la minaccia accesa, il sentimento che l'ispira l'interesse, il concetto che l'informa e la violenza, la maschera formale che lo copre e l'ipocrisia. Una valutazione duramente critica anche della Francia e dell'Inghilterra. In nome della giustizia internazionale spartiscono i popoli e i raggruppamenti, si pigliano la ricchezza della terra e dell'industria secondo i loro bisogni e i loro interessi. Una voce non isolata, quella della stampa. Più equilibrata naturalmente la relazione di Luzzatti, che considerò anche aspetti positivi della società delle nazioni, sperando che nel futuro la società delle nazioni avrebbe potuto fare il miracolo delle economie, in qualche modo non certo impedire ma frenare le spese militari, che continuavano ad essere anche nel dopoguerra, nel 19, lo furono poi nel 20, molto, molto alte. E anche perché potesse in qualche modo fare da arbitro di fronte alle tante resistenze armate, la frase luzzattiana, i tanti combattimenti scoppianti all'improvviso, talvolta per dubbie sapienze della democrazia, talvolta per alcune iniziative forse inconsapevoli della magistratura. Giudizi positivi, ma anche indicazioni di un ruolo che la società avrebbe dovuto avere, occuparsi anche di circolazione delle merci, delle monete e dei simboli che rappresentano. Del trattato dava anche un altro aspetto positivo, che dalla società fosse uscita la prima disciplina internazionale a favore del lavoro e sulle riparazioni, immediatamente una rivendicazione dell'Italia. Ricordando alcuni fatti, questo sarà un tema ricorrente nella stampa, l'unico tema che non dividerà la classe dirigente liberale. Noi soprattutto sopportammo, dopo la sconfitta della Russia, l'urto di tutto l'esercito austro-ungarico, sempre rinforzato da unità tedesche. Non dimentichiamo che l'offensiva nemica su Caporetto fu organizzata e guidata dai tedeschi, che si distinsero come gli altri aggressori nei saccheggi delle terre venete e negli altri orrori che li hanno accompagnati. E da qui la richiesta di compensi che guiderà l'azione luzzattiana e i suoi interventi su Corriere della Sera insieme a quelli di Einaudi e a quelli trascurati di Keynes su Corriere della Sera nel 1922. Il difetto principale del patto, il non aver saputo pensare ad intese del futuro. Luzzatti avrebbe voluto che l'alleanza di guerra sopravvivesse e che questa alleanza non fosse soltanto politica, ma fosse anche economica e finanziaria. E poi dissensi d'intesa con Orlando, con motivazioni sapienti di carattere giuridico, la condanna del Kaiser, e anche con ironia rispetto alla pratica di quell'articolo. Com'è possibile prendere Kaiser dall'Olanda dove si è rifugiato?
e poi le prospettive di futuro, molto lungimiranti, che accenna, indebolendo la Germania, tema che riprenderà in anni successivi, per mare e per terra, si rende inevitabile l'insurrezione della miseria, dell'amor proprio offeso, del patriottismo oppresso, nascosto, coverà tutte le vendette. Si dice con ragione dei francesi, se la Germania risorge, ci assalirà di nuovo, come potrebbe assalire l'Italia nell'Alto Adige, e allora sarebbe giusto che gli alleati si garantissero la mutua difesa, da salvarsi da possibili ritorni della Germania, da possibili ritorni offensivi, forse non di questa, certo non di questa, ma della prossima generazione. Questo Luzzatti all'inizio degli anni venti. La linea che il governo cercò di impostare fu appunto una linea di relazioni diverse con i nostri alleati. Ma il bilancio che dei lavori della conferenza fece Tittoni alla fine del settembre fu un bilancio decisamente negativo. Rispose anche senza grandi argomenti alle richieste di una politica estera autonoma. Noi non la possiamo fare, e non la possiamo fare fino a quando il nostro paese sarà alla dipendenza degli altri stati. E sosteneva questa affermazione ricordando che il nostro debito era cresciuto dal 31 dicembre 18 al 31 dicembre 19 di 20 miliardi addirittura. Quindi com'è possibile una politica estera? L'indicazione era di una linea alternativa al circuito vizioso da cui bisognava uscire, Fiume senza il patto di Londra o il patto di Londra con Fiume. Ma una linea che non dette risultati, nonostante alcune posizioni nuove assunte nelle trattative con gli jugoslavi e con i nostri alleati. E da qui decisamente in quel dibattito, da parte di Tittoni e da parte degli altri interventi, ancora giudizi negativi, annuncianti tragedie di futuro, da parte di vari gruppi, di vari esponenti, cattolici, liberali, radicali. Contro la pace di Versailles avverrà una sollevazione generale, non sarà certo una sollevazione immediata, ma ha purtroppo tutti gli elementi per far scoppiare nuove guerre, prima o poi, fra qualche anno. Una valutazione condivisa anche da Nitti, che come noto intitolò un suo capitolo della decadenza dell'Europa, il Trattato di Versailles come modo di continuare la guerra. Quel dibattito a cui ho accennato si concluse con la maggioranza del governo Nitti, ancora riportato in una votazione di fiducia, ma con ben 148 voti di opposizione. Molti amici radicali, molti liberali, perfino un amico personale in quel tempo del Presidente del Consiglio come Luzzatti abbandonò la maggioranza. Era il 28 settembre, quel giorno successivo venne sciolta la Camera dei Deputati. I liberali che erano maggioranza diventarono, dopo le elezioni, minoranza e ancor più divisa. I demoliberali in un gruppo di 87 deputati, con Cocco Orto, Giolitti, Luzzatti, Orlando e Tedesco, i liberali con Belotti, Boselli, Salandra, Sarrocchi e Antonio Scialoia, e con 23 e 33 nel rinnovamento. In quel gruppo confluirono anche alcuni liberali, oltre ai combattenti, i radicali e i democratici. La campagna elettorale Nitti avrebbe voluto che non si svolgesse su una piattaforma di politica estera e di guerra, e invece fu così, avvantaggiò le antiche opposizioni che divennero, come noto, maggioranza in Parlamento. Ma divise ancora dalle accuse fra fascio e unione, un cenno, mancanza di ogni orientamento, Salandra e i suoi, verso Tittoni e verso Nitti, nel reggimento dello Stato, all'interno e all'estero, nessun passo avanti nella situazione finanziaria, non aver saputo prevenire Fiume, né dominarla, dopo che la questione si era posta. E poi, gravissimo, il rinvio dell'esame già pronto dei trattati di pace, con una dilazione che, rendendo impossibile la indispensabile ratifica del Parlamento, che non ci fu fatta con decreto reale, ne compromette la regolarità e crea un espediente incostituzionale, un precedente preoccupante, che allora venne messo subito in luce. Nitti, dopo le elezioni, cercò di riprendere iniziative verso la Gran Bretagna e la Francia,
è noto, soprattutto su loro perché influissero sugli jugoslavi. Ho considerato, scriveva Tittoni, che Wilson può cedere soltanto se gli jugoslavi cedono. Ma anche queste nuove proposte, costituzione di uno Stato fiumano con Fiume città libera, Zara città libera con statuto speciale, annessione di alcune isole, garanzie per le minoranze italiane, non trovarono la disponibilità. E poi il cambiamento di ministero. La linea non cambia di ministero agli eddi, di ministro degli esteri, con Vittorio Scialoia nominalmente ministro, ma con Nitti che assunse una posizione dominante, come è noto, lo ricorda Sforza nelle memorie, no? Riceve lui gli ambasciatori, non le riceve il ministro degli esteri. Palazzo Braschi è frutto di pellegrinaggi quotidiani continui. E da allora il tentativo di trovare intese senza alcun successo. In una situazione gravissima dal punto di vista non solo economico, finanziario, ma della situazione alimentare, lo ricordava Nitti, lo ricordava in Parlamento, difficoltà nei nostri rifornimenti, manca più volte il pane durante il mese, difficoltà di disoccupazione, di sistemazione interna, perché non possiamo basare più le nostre speranze sull'emigrazione. E poi sul piano parlamentare l'opposizione durissima da parte dell'organo sonniniano, e aveva contrapposto al governo Nitti l'Italia giovane che aveva fatto e vinto la guerra all'Italia dei burocrati e della vecchia classe dirigente. Accusava Nitti dopo le elezioni di aver scompaginato l'organismo militare, intisichito le guarnigioni dell'Italia e della Dalmazia, abbassato il prestigio del paese, sminuiti i suoi valori morali. Quindi le divisioni del fascio e dell'Unione sono ben più esasperate anche nei rapporti personali. Nitti riprende in questa difficile situazione a tessere la sua linea, a cercare rapporti con la Russia, condividendo la linea di Lloyd George, favorevole alla ripresa dei rapporti commerciali, e riceve da parte della stanza liberale un consenso abbastanza largo, il Corriere della Sera, che è favorevole e non considera il paslavismo un pericolo. Nessuno, scrive Albertini, potrà pensare seriamente al parlavismo come una forma di predominio politico, la Polonia indipendente, la Romania, gli Stati baltici, che siano perlomeno autonomi, il Caucaso autonomo, anch'esso, se non indipendente, conterranno qualunque stolta ambizione della Russia. E poi una valutazione particolare degli svolgimenti possibili, degli sviluppi della rivoluzione d'ottobre. Fare pace con la Russia, scriveva ancora il Corriere, significa accelerare l'evoluzione del bolscevismo russo dal suo terrore al suo termidoro, dalla sua furia distruttrice al suo superamento ricostruttore. E poi l'indicazione di una prospettiva più vasta, oltre questi temi europei, adriatici, mediterranei. Non dimentichiamo, scrivono i giornali liberali, che l'Italia, sorprende forse oggi ricordare questi termini, è una potenza musulmana. L'Italia è di fatto e di diritto potenza musulmana in Libia, e tale di fatto s'accinge senza opposizioni a diventare di diritto in Albania. Ha messo piede da poco tempo in Asia Minore, ove già esisteva un'ipotesi in suo favore della zona di Adalia. Il problema adriatico non deve essere in alcun modo confuso e compromesso col problema levantino. Non possiamo dimenticare che nel Mediterraneo dovremo vivere e respirare, che la forza politica dell'Islam, anche se dovesse oggi perire, avrà le sue risurrezioni, che ci conviene studiare bene, attentamente, tutti gli atù che dopo i primi dolorosi tirocini abbiamo saputo conquistare nel mondo musulmano. Ma per irrobustire la pace bisognava risolvere i problemi dell'Adriatico e anche gli altri problemi europei. E in questa linea si inserisce il tentativo, con successo intrapreso, di Nitti di nuovi rapporti con l'Austria, ne fanno fede gli accordi con Renner dell'aprile del 1920. Si diffonde allora una posizione nella stampa e nella classe dirigente italiana, per cui la vittoria mutilata non è soltanto il riferimento a Fiume, è anche a Fiume, ma questo agita più le passioni, le polemiche, se volete. Ma c'è ben altro nella vittoria mutilata, c'è il problema delle riparazioni,
una quota che all'Italia viene assegnata e che si dice assolutamente non si merita in quella percentuale. E c'è il problema delle colonie africane, dei compensi che sono mancati e delle trattative che finiscono nel nulla. La questione fiumana, certo, una priorità, ma il ministero indebolito non riesce a farvi fronte. Ed è un ministero veramente giudicato pesantemente all'inizio dell'anno dalle voci più diverse. Si pensi ai commenti, non certo del Giornale d'Italia, ma anche della stampa che aveva difeso il ministero, anche del Corriere della Sera, molte speranze, nessun frutto. Ma anche da parte di Gobetti e sulla rivoluzione liberale si possono leggere giudizi veramente pesanti sull'esito dei vari ministeri nitti, non soltanto per quanto riguarda la politica estera, ma per quanto riguarda la politica economica e finanziaria, e quindi anche critici verso quel breve periodo del ministero Luzzatti. Dopo Nitti, Giolitti, vado rapidamente avanti, Giolitti criticato, Nitti criticato pesantemente da Giolitti. Nella storia politica, ricorda nelle memorie e prima nei suoi appunti, non c'è esempio che le prediche abbiano mai avuto un grande effetto. E poi attacchi alla politica finanziaria, 7 miliardi effettivi del prestito nazionale divorati dai disavanzi. E poi attacchi alla politica estera. Le sue proposte sono state troppo frettolose e mutevoli. Giolitti impostò un programma di governo nuovo da molti punti di vista, a vocazione allo Stato dei sovrapprofitti di guerra, inchiesta parlamentare sui contratti di guerra, nominatività dei titoli, nuovo ruolo del Parlamento nella politica internazionale. Il ministero fu sorretto, ecco una breve ricomposizione, dal Giornale d'Italia. Nonostante Bergamini fosse ostilissimo a Giolitti, ma Sonnino capì che la situazione internazionale del paese, che le difficoltà finanziarie erano talmente grandi che consentì, lo scrive nelle numerose lettere che si scambiano 2-3 la settimana a Bergamini, ci possiamo consentire le critiche ai suoi errori singoli, ma la nostra linea non deve mutare, il paese richiede che sia di benevola attesa. Da qui la possibilità di, salto tutto questo periodo che avevo analizzato abbastanza dettagliatamente, delle trattative per concludere che sul Rapallo Giolitti ottiene un grande successo. Ottiene un grande successo che è accettato, anche con le rinunce che contiene, dalla classe dirigente, per evitare che cosa? È una parola luzzattiana, un'espressione luzzattiana, rassegnazione, ma rassegnazione con un obiettivo, altrimenti ci aspetta una Caporetto civile e una Caporetto finanziaria. La Caporetto elettorale è una valutazione che è dei giornali liberali del novembre del 1919 e una valutazione che ritorna anche nella situazione per Fiume, per la quale Luzzatti comunque prospetta una nuova possibilità di collegamenti con Trieste, di una riorganizzazione dei traffici del Mediterraneo. Ma in una votazione parlamentare i voti di maggioranza che raccoglie sono pochissimi e Giolitti dà, come sappiamo, le dimissioni. Soprattutto per l'attacco di Salandra, che ripropone le grandi diversità di lettura delle vicende e anche di soluzione proposte per la soluzione adriatica e più complessivamente per la posizione dell'Italia nell'ambito del Mediterraneo e nell'ambito degli equilibri europei. Un ultimo cenno, sono fuori di 2-3 minuti, mi scuso, a un problema che rimane sospeso e che Luzzatti tratta ripetutamente con Einaudi sulle pagine del Corriere della Sera, è il problema delle riparazioni, facendo riferimento soprattutto, l'ho accennato prima, alle quote e prospettando una ipotesi per il futuro. Considerando quello che era successo
nella ridistribuzione delle ricchezze durante la guerra. Tittoni, nuova antologia, con parole che non sembrano quelle di un uomo equilibrato. Negli Stati Uniti era calato come in un grande serbatoio tutto l'oro del mondo, ma anche loro soffrivano per il loro cambio troppo favorevole al pari di altri stati per il cambio troppo sfavorevole. Da qui l'idea, ricordata anche stamani, di creare una Camera internazionale di compensazione sul modello dell'Unione Postale, diventata una grande, vera clearing house, senza diminuire l'indipendenza o l'autonomia degli stati. E una messa in guardia. La pace, se ci sarà, non può essere solo una pace diplomatica, deve essere una pace economica e una pace sociale. E una preoccupazione che Luzzatti esplicita, non solo stanno rinascendo i nazionalismi, ma stanno rinascendo feroci odi di razza, tendono a risorgere, scriveva, e a consolidarsi. Era il 1921. Grazie per Luigi, che ha fatto una relazione molto bella, che è stato costretto, devo dire, a sintetizzare un paper, devo dire, molto molto particolareggiato. Passo subito la parola, anzi chiamo al tavolo. No, ma sta è arrivato. Professor Sabatucci, e anche nel suo caso naturalmente non credo ci sia bisogno di presentazioni, e quindi gli lascio subito la parola, e affronterà il tema dei socialisti italiani e i trattati di pace. E grazie. Anche lui naturalmente ricordo il tempo. Grazie. Il tempo. Mettiamo l'orologio in evidenza. L'evidenza. Bene, alle tesi di Wilson opponiamo Zimmerwald e Quintal. Questo è un titolo, è il titolo dell'Avanti, edizione torinese del 4 gennaio, quindi un paio di settimane prima che cominciasse la conferenza della pace. E rappresenta bene un po' quella che è la linea ufficiale del partito e che rimarrà, come vedremo, sostanzialmente immutata. Poi ci sono le varie sensibilità all'interno del partito, anche proprio differenze radicali, però questa è un po' una specie di punto fermo. Avevamo ragione noi, i 14 punti di Wilson sono meno importanti, attenzione, dei 14 punti, perché tanti erano, della conferenza di Quintal. Per un caso, ovviamente, non si può pensare che Wilson non si fosse ispirato a quell'esempio, però questa è appunto l'immediata reazione dei socialisti italiani rispetto all'immediata risposta ai problemi della nuova sistemazione dell'Europa e del superamento della guerra, eccetera. Zimmerwald e Quintal, è inutile che lo ricordi, ma forse è meglio invece farlo, sono le due località della Svizzera tedesca dove si erano svolte rispettivamente nel settembre 15 e nell'aprile 16 i convegni di quelle parti del movimento operaio europeo che avevano rifiutato la scelta patriottica, tanto per dirlo chiaramente. Partiti o frazioni di partito, nella maggior parte dei casi. Fra questi partiti, il Partito Socialista era il più importante, essendo che i grandi partiti socialisti avevano visto invece prevalere la linea di appunto social-patriottica, come si diceva allora. Tanto per chiarire qual era appunto quali erano i caratteri e le scelte del Partito Socialista allora, dobbiamo ricordare che dal 1912, dal congresso di Reggio Emilia, il Partito Socialista era controllato da una maggioranza rivoluzionaria e intransigente. Noi li chiamiamo massimalisti, ma allora non li chiamavano massimalisti, li chiamavano in questo modo. I massimalisti per loro erano i bolscevichi, perché facevano questa traduzione sbagliata invece che maggioritario, non lo so com'è, fatto sta che dicevano i massimalisti russi,
mentre gli italiani solo dopo sarebbero stati chiamati massimalisti, gli intransigenti italiani. Comunque, il Partito Socialista era da tempo ormai saldamente nelle mani dei massimalisti. Ancora, non bastasse, nel dicembre, il 7-11 dicembre del 1918, si era tenuta una riunione storica della direzione del Partito Socialista, in cui era stato votato una mozione in cui si chiedeva come programma, come obiettivo immediato, attenzione, non di lungo periodo, ma proprio come rivendicazione, come una qualsiasi rivendicazione politica, niente meno che la Repubblica Socialista e la dittatura del proletariato. Poi queste cose vanno prese, insomma, come è giusto fare quando si parla dei socialisti massimalisti, meritano pienamente la critica che è stata fatta a loro di sparare grandi parole, di non essere poi in grado di metterne neanche minimamente in atto, ma comunque questa era la situazione del Partito Socialista. E quindi non deve stupire che a guerra finita loro ribadissero la loro linea intransigente. Attenzione però, le cose non erano così univoche. Anche perché, e qui passo a parlare dell'Avanti, il piano naturalmente ufficiale del Partito Socialista, era diretto da Giacinto Menotti Serrati, che era anche un po' il leader politico dei socialisti intransigenti, e Serrati però sta in galera fino ai primi di febbraio. Quindi è possibile che si manifestino anche delle oscillazioni anche per questo, forse non solo, ma forse anche per questo. E anche sulla questione della pace, della conferenza, della nuova sistemazione dell'Europa, si manifestano alcune incertezze, alcune aperture anche. Va detto che prima i 14 punti erano stati piuttosto bene accolti all'interno del Partito Socialista. Non c'era stata subito lo sbarramento, no? Ci sono alcuni dati abbastanza interessanti, cioè sull'Avanti, ai primi sempre di gennaio del 1919, Lazzari, allora segretario, aveva firmato un indirizzo duro nella sostanza ma ossequioso nella forma. Pensate, era indirizzato al dott. prof. Woodrow Wilson. Strano, no? Comunque è così. Forse era un po' anche, c'era un po' di presa in giro, non lo so. Non solo, ma quando i Wilson aveva fatto la sua famosa visita in Europa, era passato non solo da Roma, è stato ricordato ieri, anche da Milano, tra l'altro, dove c'era un'amministrazione socialista, era stato ricevuto a Palazzo Marino, quindi insomma c'era una qualche compromissione. Comunque, gli uomini dell'Avanti vedono il grande successo, il grande concorso di popolo a questa visita di Wilson, come sappiamo, e insomma un po' sentono il bisogno di prenderne atto. Scrive l'Avanti? Il popolo vede in Wilson il capo di una grande nazione che parla un linguaggio diverso dagli altri. Può darsi che l'ingenuità fiduciosa del popolo sia ancora una volta delusa, e noi non cessiamo di mettere in guardia i lavoratori contro le facili accensioni di entusiasmo ottimista, ma registriamo con favore queste manifestazioni popolari apertamente favorevoli a una pace che non lasci pretesti ad altre guerre. Questo sembra un discorso molto wilsoniano, ma è appunto la cosa di un giorno, direi che è il massimo di apertura che l'organo dei socialisti ufficiali pratichi nei confronti di Wilson e del wilsonismo, perché poi
si passa a tutt'altri toni. Per esempio, sempre in quei giorni, quando ancora deve cominciare la conferenza della pace, cioè, il titolo suona così: guai ai vinti, che è il tema che ritornerà, e per il resto niente di nuovo. Questo non era ancora, cioè mancavano ancora un paio di settimane all'apertura della conferenza della pace, però già si dava una diagnosi molto, molto, molto severa, e c'era questa eccezione appunto di questa apertura che abbiamo visto sempre in quei giorni là. Si conferma la prevalenza di una linea dura e intransigente anche, come dire, in negativo quando scoppia il caso Bissolati, intervista al Morning Post, il discorso alla Scala, cioè Bissolati che in quel discorso propone cose piuttosto forti, tra cui anche la rinuncia al Sud Tirolo. Vogliamo applicare il principio delle nazionalità? E allora, questo è questo. Ecco. Naturalmente scoppia un putiferio e non è che dalle pagine dell'Avanti venga fuori una qualche presa di posizione in appoggio all'ex compagno Bissolati, che era lontano dal partito ormai da un bel po'. Addirittura l'Avanti pubblica un articolo di cronaca dell'accaduto, il titolo è Il mezzo discorso di Bissolati. Perché mezzo? Perché era stato interrotto dai nazionalisti, dai fascisti, eccetera. Ma insomma, non era molto carino, no? Dire il mezzo discorso di Bissolati. Cioè, manifesta prima di tutto solidarietà, neanche persone. L'unico che in questo momento espone in modo piuttosto chiaro una diversa diverso atteggiamento in campo socialista è, come al solito, Turati, il quale fa un articolo, insomma, un po' contorto sulla critica sociale, che però vuol dire abbastanza chiaramente alcune cose, cioè non possiamo rinchiuderci nella recriminazione e soprattutto nel rifiuto ideologico, dobbiamo fare politica, dobbiamo riaprire il dialogo, insomma bisogna fare qualcosa anche perché non si ripetano poi le sciagure, eccetera eccetera. E per aver detto questo, anzi dice di più Turati, dice, noi dobbiamo spalleggiare Bissolati e afferrarci a Wilson, aggrapparci a Wilson, e per questo viene immediatamente rimproverato da uno dei capi degli intransigenti, futuro segretario del PSI al congresso di Livorno, Egidio Gennari, che lo rimprovera molto, molto duramente. Dalla parte di Turati, almeno in parte, si schiera invece Claudio Treves su critica sociale. Ecco, Claudio Treves è la persona senza la quale non avrei potuto fare questo intervento, probabilmente, tanta è, diciamo, la non ricchezza dei contributi, delle opinioni degli esponenti socialisti. Treves è uno che segue la politica estera in questo periodo, un po' come aveva fatto Bissolati prima quando stava nel Partito Socialista, cioè l'esperto di politica estera. E lui che scrive gli articoli più interessanti su questi temi in questo periodo. Va detto però che non è che l'Avanti si disinteressi della questione della conferenza della pace, della politica internazionale, anzi c'è una buona copertura giornalistica da parte di uno che si chiamava Cesare Alessandri, che poi sarebbe diventato deputato del Partito Socialista. Quindi si occupano di questa cosa, ma le conclusioni che gli articolisti dell'Avanti ne traggono sono sempre ispirate a quella linea intransigente che Turati aveva già criticato. Commento al progetto Covenant di Lega delle Nazioni, così la chiamano, Lega delle Nazioni, più che Società delle Nazioni in quel momento.
Cosa dice? Delle nazioni, poi il titolista aggiunge vincitrici, ironicamente, non infondatamente. Dice, noi ci permettiamo di non abbandonarci troppo all'entusiasmo, pur non negando l'importanza dell'avvenimento, ma pretendere che i rapporti fra le nazioni siano ispirati ai sensi della giustizia e della legalità, quando i rapporti fra i cittadini che costituiscono queste nazioni sono ancora sulla base dell'ingiustizia e del privilegio, è un non senso, che è come dire la vera pace ci sarà solo in una società socialista. Il resto è illusione, è maschera destinata a cadere. Col che si potrebbe dire che il discorso si chiudeva, insomma, non c'era molto altro da dire. Però poi vediamo che invece ci sono, soprattutto da parte riformista, ci sono prese di posizione anche differenziate e a volte interessanti. Allora, vediamo così, seguendo la traccia cronologica dei momenti clou di questo dibattito sul dopoguerra e vediamo quali sono, in alcuni casi, le reazioni dei socialisti. Partiamo dal momento che è stato raccontato già varie volte qui, uno dei momenti di dibattito più acceso, cioè la crisi che si consuma già nell'aprile del 1919 con la rottura fra la delegazione italiana e Wilson, sostanzialmente, perché poi di questo si tratta. Dunque, Treves interviene su questo argomento dicendo però altre cose. Prima di passare a parlare dell'Italia, fa un discorso interessante sull'impostazione proprio dei lavori della Conferenza della Pace e su un limite che è stato ricordato ieri dal professor Garzia, se non sbaglio, cioè il mancato universalismo dell'approccio delle potenze alla sistemazione dell'Europa e del mondo. Ed è un tema che altri invece non trattano. In relazione a che cosa? In relazione alle colonie e in genere ai rapporti con i popoli altri. Cosa dice Treves? La conferenza non è riuscita a riconoscere fra i suoi componenti quello stato di eguaglianza civile senza di cui non vi è società. Gli Stati Uniti, per esempio, bene vorrebbero con la società delle nazioni avere influenze in Europa, ma non che l'Europa abbia influenze in America, in spregio della dottrina di Monroe. Ancora, gli Stati Uniti ben sarebbero inclini a fissare l'eguaglianza di tutti gli europei fra loro e dei giapponesi ancora, ma una dichiarazione di eguaglianza delle razze fra i bianchi d'America e gli uomini di colore, o neri o gialli, giammai. Ecco, insomma, è una presa di posizione non usuale allora e direi piuttosto interessante. Dice infatti, poi conclude Treves, altro che i diritti delle nazioni, alla conferenza sono incerti i diritti dell'uomo, nessuna legge comune quindi. Passando poi all'Italia, e anche qui Treves fa un discorso che avvicina la sua posizione quella di Bissolati, anche se questo non viene mai detto, ma insomma a quella che possiamo anche appunto associare al nome di Salvemini o di Albertini, in parte. Comunque, qui Treves fa una critica molto puntuale, che poi appunto abbiamo sentito, è diventata un canone interpretativo di queste vicende. Treves ricorda come l'Italia era entrata nella conferenza wilsoniana per la pelle, tutta giustizia, diritto, società delle nazioni, tutta politica delle nazionalità. Non aveva con quella disfatto l'Austria? Era anche un savio calcolo di interessi, consolidare la propria indipendenza sotto un solo creditore, il più ricco e il più lontano. Tenendo fermo, siffatto in diritto, l'Italia avrebbe contribuito a formare un sistema fisso, prevalente, costituito dagli Stati Uniti, dall'Inghilterra e dall'Italia, che avrebbe permesso alla conferenza di decidere. Invece no, l'Italia si è fatta prendere da altre suggestioni, dice, perciò bisognava rinunciare al vecchio e superato patto di Londra
e agilmente ricostruire la base della propria politica in coerenza delle mutate condizioni storiche. L'onorevole Sonnino a ciò sarebbe arrivato forse nell'anno 2000. L'onorevole Orlando, che avrebbe potuto arrivarci prima, fu preso dalla politica della latinità, che era una linea che in effetti la Francia in quel periodo seguiva e proponeva. Così la partita si stabilì 2-2 e la maggioranza diventa impossibile. Cioè, immagino un'Italia che si mette, fa maggioranza insieme alle potenze anglosassone. Ecco, questa è già abbastanza un'eccezione negli articoli sull'Avanti, sulla critica sociale è diverso, questo che ho appena letto è sulla critica sociale naturalmente. Bene, l'altro momento chiave, l'altro momento clou dopo questo è ovviamente il momento in cui i tedeschi ricevono le proposte e quindi si scatena molto prima della firma del trattato, che avviene alla fine di giugno, già nella seconda settimana di maggio, si sanno grosso modo le condizioni, quelli che loro chiamano i preliminari di pace, ma non credo si possano chiamare preliminari di pace, comunque se ne discute. E naturalmente si polemizza. Ora, la posizione dei socialisti in questo caso sul trattato dei trattati, sul trattato principale, quello da cui tutti gli altri poi dipendono, la posizione dei socialisti è netta, radicale, unanime e in questo caso, come abbiamo visto poco fa, anche non del tutto isolata, perché invece la deprecazione è abbastanza ampia e diffusa. I commenti sono sempre spesso un po' retorici, per esempio l'articolo dell'Avanti che esprime un po' la posizione ufficiale del partito sul trattato, comincia con il riferimento classico, tipico, naturalmente in questo caso è la spada di Brenno gettata sulla bilancia dal rappresentante della Gallia. Brenno, rappresentante della Gallia, naturalmente è Clemenceau. Altro parallelo storico, qui in questa Versailles, dove adesso si vuole umiliare la Germania, fu umiliata la Francia alcuni decenni addietro, e nonostante tutto siamo ritornati con quella stessa mentalità. Clemenceau parla come Bismarck. L'editorialista che scrive queste righe non ha ovviamente ancora potuto leggere il testo completo, ma dice: una rapida occhiata al riassunto trasmesso basta a comprendere che la libertà, la giustizia e l'indipendenza non hanno alcun rapporto con tali condizioni, anche se fra i compilatori di esse c'è l'autore dei 14 punti. Né c'è da meravigliarsi. La guerra è la guerra e il vincitore è sempre il vincitore. Vedete che tipo di argomentazione, direi non del tutto, come dire, sottile, ecco, la guerra è guerra. Vabbè. Comunque, poi prosegue l'articolo, noi siamo stati soli a non credere ai fini ideali della guerra, a prevedere che il favorito della sorte delle armi avrebbe voluto trarre tutti i vantaggi, ma la pace di Versailles non sarà la pace dei popoli. I tempi sono mutati e non saranno pochi uomini in abito nero intorno a un tavolo che regoleranno le sorti dell'umanità. I popoli sanno bene che la vera pace consiste nell'amore internazionale, sic, non so cosa volesse dire, e non nelle clausole dei trattati. Ecco, non c'era neanche molta comprensione per il trattamento inflitto alla Germania. Perché? Perché la Germania aveva avuto la possibilità di mettersi dalla parte giusta quando c'era stata la rivoluzione spartachista. La rivoluzione spartachista era stata soffocata nel sangue, dice, per ragioni di ordine pubblico, dice. E allora che cosa vogliono? Diverso, dice un articolo dell'Avanti, anche qui, insomma, una logica un po' spericolata. Se a capeggiare la delegazione tedesca ci fosse stato Karl Liebknecht, allora sì che avrebbero avuto dietro di sé l'anima dei popoli, e, insomma, questa sarebbe stata
la vera via d'uscita per la Germania. Ecco, la cosa curiosa, questo è un articolo dell'Avanti, poco dopo esce una nota sull'Ordine Nuovo, firmata AG, ovviamente Antonio Gramsci, che dice più o meno la stessa cosa, ma aggiungendoci qualche sproposito, ecco, a volte anche i grandi la sparano grosse. Comunque, che cosa dice Gramsci? Il governo Ebert dovrà firmare il trattato, dovrà firmare la disfatta del popolo tedesco. Liebknecht avrebbe potuto rifiutare, lui sì, avrebbe potuto sfidare i vincitori a riprendere la marcia verso Berlino, avrebbe potuto invocare la solidarietà dei compagni di tutto il mondo, così fecero Lenin e Trotsky dopo Brest-Litovsk, e 1 milione di operai tedeschi insorsero contro la casta militare. Qualcuno sa di questo 1 milione di operai tedeschi insorti dopo Brest-Litovsk? Dopo ci furono delle offensive tedesche dopo Brest-Litovsk, non un'azione di queste dimensioni, a me non consta. Comunque, il discorso è sempre quello, cioè, dice, loro come potevano domandare solidarietà agli assassini di Liebknecht e Rosa Luxemburg, i Gallifè della rivoluzione berlinese? Gallifè era il generale che aveva stroncato la Comune parigina. Diverso, ma ugualmente molto duro, molto battigliero, molto battagliero è il commento di Treves. E anche qui però è interessante, perché da un lato, e poi lo vedremo, finisce con un appello alla rivoluzione proletaria, niente di meno, insomma. Però allarga un po' lo sguardo ai nuovi equilibri che si stavano delineando, e secondo lui configurano qualcosa che noi chiameremo una talassocrazia. Cioè, mentre lui prima diceva avremmo dovuto metterci insieme alla Gran Bretagna e agli Stati Uniti, adesso denuncia un possibile scenario di dominio totale delle grandi potenze marittime sulla Germania, con la Francia in qualità di feudataria. Il feudo su cui il signor Poincaré esercita il suo alto dominio, ma in quanto feudatario, non in quanto signore. E l'Europa l'Europa balcanizzata, il premio dell'intesa vittoriosa in Europa, ossia la guerra in permanenza e l'appannaggio di questa pace di vittoria. Ebbene no. Contro le forze e gli spiriti che hanno scatenato la guerra si levano le voci e gli spiriti di coloro che l'hanno ostinatamente negata. Coteste forze, coteste spiriti incarnano interessi non meno potenti di quelli dell'imperialismo, incarnano gli interessi del lavoro. Il socialismo è in piedi contro l'odioso trattato. Anche i socialisti francesi si sono ravveduti, quindi saranno insieme a noi. E, insomma, è l'ultima bella battaglia, forse, è l'ultima bella battaglia del socialismo parlamentare, mentre già irrompono le forme nuove della rappresentanza proletaria, i soviet. Questo è Treves, attenzione, questi sono i riformisti. Almeno un riformista, perché Turati la pensava diversamente. Treves era sempre un po' così immerso in questo che Arfè chiamò il suo massimalismo personale, pessimista. Ecco, la lettura di questo e di altri scritti di Treves potrebbe farci pensare a un sostanziale allineamento sulle posizioni appunto della maggioranza del partito. Quasi che il Partito Socialista ritrovasse una sua unità su questa linea di opposizione radicale. In realtà non è proprio così. Le differenze ci sono e non sono di poco conto. Quanto c'ho ancora? Io c'ho una decina di... No, 5 minuti. Neanche? Però, beh, dammene uno, via. 5. Dov'è la differenza? Appunto, che entrambi sono d'accordo sul fatto che la guerra è stato un errore, è un errore che la diplomazia internazionale sta imbrogliando i popoli,
Ma mentre per i massimalisti, che sono dei deterministi positivisti, questa è la conseguenza inevitabile di un sistema, simul stabunt, simul cadent, e i riformisti no, loro alla fine poi guardano anche alle alternative, che cosa può succedere, ai possibili spazi che queste vicende aprono all'azione di un movimento operaio che non voglio stare lì ad aspettare gli eventi. Come facevano invece i massimalisti, che dicevano: noi leggiamo con grande voluttà la stampa borghese di questi giorni, sembra la storia dei popcorn, perché allora non c'erano. Insomma, questi sono i termini. Ecco, il dibattito cala un po' di intensità e di frequenza dopo l'estate, a partire dall'estate, anche perché appunto ci sono altri eventi, come quelli che prima Ballini ci ricordava, che attraggono l'attenzione della stampa. Anche l'impresa fiumana non ottiene grande attenzione. All'inizio viene proprio platealmente sottovalutata. E a un certo punto, appunto, che Fiume, poche migliaia di abitanti, pochi chilometri quadrati, in questa breve accolta di uomini e piccola cerchia di territorio, questo è l'avanti, sta chiuso tutto l'irredentismo democratico dei nostri avversari. Insomma, un commento sprezzante, anche questo forse non proprio un'idea brillante in quel momento. Comunque, anche la questione di Fiume scompare presto dalle prime pagine del quotidiano, ci sono le elezioni che incombono, tra l'altro. Ecco, un qualche interesse della stampa socialista si manifesta nel 1920 intorno a due eventi, altri due eventi di grande importanza e di rilievo internazionale. Il trattato di Saint-Germain, o San Germano come lo chiamavano, allora dicevano anche Carlo Liebknecht, cioè, si italianizzavano i nomi propri, era una cosa molto, molto. Il trattato di... Questo prima del fascismo, no, cioè non c'entrava niente. Fatti 5 minuti. No, e adesso mi distraete. Comunque, guardate, Saint-Germain è presto detto, non vi leggo i commenti, c'è solo da ricordare che sono tutti d'accordo sul fatto che questa storia della garanzia tedesca dell'indipendenza dell'Austria è una cosa che viene derisa e giudicata appunto negativamente, come un inganno, questo sia dai socialisti sia dai riformisti sia dagli intransigenti. Non solo, ma questo significa anche che dice Treves che la cosa non può durare, che questi artifici saranno portati via dalla storia, il fato della gente tedesca imporrà il ricongiungimento all'Austria e per conseguenza del Tirolo tedesco alla Germania. Quindi si dice che è una cosa che non può reggere. Noi sappiamo che il fato invece avrebbe deciso altrimenti, però insomma questa era l'idea coerente del resto con le sue teorie di Treves. Trattato di Rapallo, anche qui c'è poco da dire, qui si nota una divaricazione profonda fra il commento dei riformisti e quello dei massimalisti, ma li possiamo chiamare così. Treves dice: l'accordo adriatico che vogliamo augurarci sia la pace in Adriatico mette sul lastrico il nazionalismo dannunziano, il patriottismo militaresco, l'industrialismo bellico. A Villa Spinola si è data la definitiva sepoltura dal Trattato di Roma, iniquo e assurdo patto di Londra, iniquo e assurdo patto che riassumeva la stoltezza dell'impostazione della nostra guerra. E
Anche qui vediamo che invece il commento dell'Avanti massimalista è completamente diverso. Non discutiamo i particolari dell'accordo, non analizziamo i risultati della discussione. Nulla vi è di meno giusto e di meno duro delle pace che fanno fra loro i governi borghesi. L'accordo italo-jugoslavo non fa eccezione, ha semplicemente vinto il più forte. Questo è il commento sul Rapallo. A questo punto mi potrei fermare, sarebbe mio dovere fermarmi, però voglio ricordare così in conclusione una cosa abbastanza curiosa. Facciamo un salto, un anno e mezzo circa, andiamo alla conferenza di Genova dell'aprile del 22 e c'è appunto questo nuovo evento diplomatico importante in cui si cercano di stabilire le linee generali di una collaborazione economica soprattutto, perché di questo mi pare che si parli soprattutto a Genova. Aprile 22, appunto. Ecco, il numero di aprile di critica sociale, numero del primo aprile, ma non è uno scherzo, che è uscito quando la conferenza deve ancora cominciare, si apre con un pezzo di Treves, il quale pezzo di Treves non è un articolo in realtà, è la prefazione a un libro. E che libro è questo? È la revisione del trattato, a Revision of Treaty, di Keynes, tante volte qui ricordato ed evocato. Keynes ha scritto, dopo il grande successo delle conseguenze economiche, eccetera, eccetera, questo secondo libro che ribatte poi ai suoi critici, che si chiama appunto si chiama La revisione del trattato. Revisione è una parola che già i socialisti italiani avevano cominciato a usare, e anche questo è significativo perché revisione non significa cancellazione, significa un'altra cosa. Comunque, Keynes scrive questo libro, Treves scrive la prefazione in cui si dice d'accordo su tutte le critiche fatte alla parte economica, a quella specificamente economica del trattato. Dice però attenzione, qui non è solo questione di riparazioni, come pagarle, è questione di una organizzazione territoriale nuova. Il trattato che ha spezzato l'Europa sollevando un pulviscolo di stati ha ricostituito le condizioni del particolarismo e dello sminuzzamento statale del Medioevo, così pernicioso per il Congresso internazionale. Questa è tutta un'altra prospettiva. Il Congresso nazionale non sopporta tutte queste spezzamenti. Ora la reazione è già in atto. Una Mitteleuropa si ricostituisce subito con la piccola intesa, la quale avanza subito l'idea dell'unione doganale. Siamo al Zollverein oggi, saremo domani alla Confederazione Balcanica, Slavo-Balcanica. È un programma che dimanda vastissime unità territoriali più o meno federative e confederate. E qui c'è un motivo nuovo, chiaramente, che non è contenuto nella critica di Versailles, semplicemente. È un programma che domanda vastissime unità territoriali, con la massima libertà di scambi e servite solidalmente da un sistema coloniale associato. Anche questa è un'altra cosa che allora ho trovato in vari scritti. Si pensava a una specie di demanio coloniale governato non da una o l'altra potenza, ma da un consorzio delle potenze, cose che io devo dire non avevo mai sentito né. Comunque sappiamo che questi auspici non si sarebbero realizzati, però ecco le proposte di Treves: se da un lato riprendano senza dirlo la sostanza del messaggio wilsoniano, dall'altro si aprivano a una prospettiva nuova di cooperazione, di integrazione da parte del proletariato internazionale. Cioè, integrazione che non doveva necessariamente passare per la conquista del potere da parte del proletariato. Una prospettiva che si comincia a delineare adesso, in quegli anni, e che più tardi, ma solo più tardi, avrebbe trovato qualche consenso anche nel campo del movimento socialista. Grazie, scusate. Va bene.
Penso che abbiamo avuto una mattinata abbastanza intensa, collata. Quindi ritengo che possiamo concederci la pausa pranzo. Il suggerimento sarebbe quello magari di riprendere con un 10-15 minuti di anticipo, quindi intorno alle 14:15, 14:20 invece che alle 14:30. Grazie.